Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, questo è un video che in realtà io già ho fatto sul canale, per ora diviso in tre parti, quindi mi immagino che magari alcuni andranno a vedere solo la prima parte, o solo la seconda, o solo la terza. E oltretutto, riguardando il video, mi sono resa conto che comunque le persone, cioè, devono mettersi d'impegno per sentire quello che dicevo, perché non si sente un tubo. Quindi ho detto, rifacciamo questo video una volta per tutte. Cercherò di farla più breve, vediamo come va. Allora, praticamente quando avevo 23 anni avevo conosciuto questo ragazzo non era di qua, avevamo una strada a distanza. E praticamente dopo due anni che parlavamo solo in maniera virtuale, decidemmo di incontrarci. Al primo incontro, chiaramente era venuta pure mia mamma, perché era pur sempre una persona che non conoscevo di persona, quindi poteva essere anche un delinquente, e sempre meglio che ci fosse stata un'altra persona. E fatto sta che prima cosa che uno ha notato di questo ragazzo è stato proprio il fatto che parlava sempre e solo di se stesso, tipo io ho fatto questo, ho fatto quest'altro, e non dava spazio agli altri di esprimersi. A me, essendo io una ragazza molto timida all'epoca, mi faceva pure comodo. Almeno così parlava sempre solo lui, mi faceva pure comodo a me, personalmente. Ai miei non aveva fatto una buona impressione dall'inizio, proprio per questo fatto qua, però comunque mi dicevano, guarda, il fidanzato è tuo, è una tua scelta, basta che sei felice tu, e va bene. Chiaramente, vabbè, ci siamo messi insieme, tutto quanto. I primi 6 mesi di fidanzamento è andato tutto bene. Lui mi trattava veramente come una principessa. Mi ricopriva di regali, di attenzioni, era premuroso. Praticamente un sacco di belle cose. Io mi sentivo amata, mi sentivo protetta. Ma dopo i 6 mesi sono cominciati i problemi. Lui aveva avuto un litigio, ma niente di che, in famiglia, perché si sa, no, praticamente è normale e naturale che ci possono stare dei litigi, magari anche tra il fidanzato della figlia e i genitori della figlia, ci può stare, però un litigio, ma niente di che, niente di che, niente di che, anche perché comunque lui pretendeva, ovviamente aveva questo carattere, di andare a casa degli altri e dettare leggi. Siccome a casa sua si faceva in quel modo, anche a casa mia si doveva fare in quel modo. Chiaramente i miei genitori questa cosa non andava bene, è scoppiato putiferio. E praticamente proprio quell'anno dovevo fare la mostra di pittura e lui cominciò a farmi dei ricatti emotivi, a dire guarda, se vengono i tuoi genitori io non ci vengo. Però ovviamente questo è un ricatto, perché io avrei voluto sia i miei genitori che lui, cioè alla fine uno deve mettere da parte l'orgoglio e dire la mia fidanzata sta facendo un qualcosa di importante e voglio esserci. Che poi aggiornamento, alla mostra non venne neanche, perché a casa sua stavano tutti male, ma così male che lui ha preferito andarsene al corso di inglese. E vabbè, poi i mesi passano molto in fretta, lui continuava sempre di più a mancarmi di rispetto, tant'è vero che i miei genitori dicevano ma che aspetti a lasciarlo, che aspetti a lasciarlo, io dicevo no, non lo voglio lasciare perché lo amo. Era arrivato anche ad abusare del mio corpo più di una volta, arrivando anche a procurarmi una lesione interna in cui sono finita in ospedale e per poco non morivo. Però nonostante tutto a posto, tutto a posto. Ma no, io lo amo, lo amo, lo amo. Come quelle donne che si ritrovano con un marito violento a casa, che mette mani addosso, ma poi ovviamente loro non lo lasciano perché il marito poi stava nervoso, poverino. Tendono sempre a giustificare le cose del compagno. E vabbè. Le cose si sono aggravate nell'ultimo anno, quando lui ha iniziato in maniera molto pesante a denigrare e offendere la mia famiglia. A dire cose che non sto qui a raccontare, perché sono cose molto personali e riservate, però cose molto gravi. Poi, sempre nell'ultimo anno, avevo scoperto un tradimento. Non che lui se ne fosse andato con un'altra o altro, semplicemente c'era una ragazza che aveva pubblicato una foto molto bella e lui ci ha scritto sotto, cavolo, ma sei una dea. Era evidente che ci stava a provare. Il tradimento non è solo quando ci scappa un bacio o quando tipo
si va a letto con quella persona, ma tradimento può avvenire anche in maniera virtuale, cioè tu virtualmente ci provi con un'altra donna e tradimento. Allora io chiaramente uno che deve pensare che tu con me non sei felice, perché se eri felice, non ci provavi con un'altra. Io infatti l'avevo pure mollato questa situazione, però poi alla fine, ma che mi ha detto a me la testa? Mi ci sono rimessa insieme con lui, perché è sbagliato. Fatto sta che cosa è successo? È successo che nel mese di gennaio lui mi dice: guarda, mio padre sta male, io sto male, ho bisogno, tutto quanto. Allora i miei genitori, chiaramente che erano stati invitati da lui, siamo andati tutti quanti a gennaio da lui. Siamo stati trattati con i guanti bianchi nell'ospedale, tutto quanto. Dopodiché siamo tornati a casa. Dopo che siamo tornati a casa, la sorella aveva iniziato a bombardarmi di messaggi, tipo: ma che lavoro fa tuo padre? Ma tuo padre quanto prende al mese? Ma tuo padre quando è nato? Come ti chiama? Quante anni ha? Quante case avete? Ma tu che fai? Tua sorella? Tua mamma è casalinga o lavora? Cioè, una serie di domande molto personali, tant'è vero che io mi sono in un certo senso lamentata con lui. Le ho detto: ma perché tua sorella così così così? E lui mi ha spiegato per messaggio, manco per una telefonata, che noi non avevamo fatto una buona impressione alla famiglia sua, che praticamente ci hanno detto un sacco di male, compreso il fatto che noi assolutamente non dovevamo andare lì perché eravamo solo degli esseri inferiori. E va bene, io chiaramente mi metto a piangere perché comunque lui aveva detto: sai, mi minacciano che se vengo a piedi poi non posso più mettere piede. Qua io sinceramente credevo che lui sarebbe rimasto con la famiglia, perché conoscendo il soggetto io me l'aspettavo una cosa del genere, tant'è vero che poi gli ho detto: ma tu che vuoi fare? Dico: voglio rimanere con te. Dopo 2 giorni da questa cosa mi ha mollata, per poi riprendermi dopo mezz'ora. E va bene. Dopo una settimana, siccome mi aveva chiesto un figlio, e io gli ho detto: no, in questa situazione non te lo do il figlio. Lui mi manda un messaggio molto offensivo dicendo: allora non servi. E mi aveva mollata un'altra volta, dopodiché si è rimesso con me. Dopodiché ha cominciato a darmi degli ordini: vai di qua, vai di là, tu devi trovare lavoro a me, altro che corso di pittura, mo' il culo, non serve a niente, sei pari a zero. Nel frattempo il mio cane si ammala. Lì viene il tumore, la neve, povera neve, neuccia. E praticamente lui, io cercavo un conforto a lui e lui mi fa: perché non prendi la pistola e spara al cane e la fai finita? Cioè io dovevo prendere la pistola e sparare al mio cane, ammazzarlo, anche se poi purtroppo Neve è morta per cause naturali. Ma io non ammazzo proprio nessuno perché io non sono un'assassina. Dopodiché le acque si calmano. Passano i mesi senza vedersi perché comunque avevano bloccato tutto per via dell'emergenza. Arriva giugno quando riaprono le regioni e lui tutta una serie di scuse che non venire a chiedi, pure perché io e lui avevamo pure in programma una convivenza, ci saremmo appoggiati prima a casa dei miei e poi aver trovato una sistemazione altrove. Chiaramente i miei sempre contrari a questo rapporto, perché dopo quello che hanno visto, anche con la famiglia e tutto quanto, però ovviamente io, testa dura, facevo sempre di testa mia. Finché lui non dice: ma sa, per via dell'emergenza io mi ho paura a prendere il treno, quindi vedi se tuo padre se la sente di accompagnarmi, cioè di venirmi a prendere, poi mi accompagna a Chieti, tanto comunque dopo non riparto, rimango a Chieti per sempre. E vabbè, allora l'ho detto a mio padre. All'inizio non volevano, però io purtroppo mi sono messa la testa a loro. Li ho proprio assillati: dai, dai, un ultimo sforzo. Tanto sto ragazzo è solo una vittima. Mi ha mandato un messaggio, mi ha detto che loro, i genitori, l'hanno costretto a comportarsi così. Lui mi ama. E vabbè, i miei genitori, col mal di pancia, sono partiti. A 20 km praticamente da dove dovevamo andare noi, mi manda un messaggio lui. Io
non vengo più. Chiaramente i miei genitori, urtati per la situazione, stavano a rigire una macchina, ma mio padre stava molto arrabbiato per questa situazione. E praticamente cosa succede? Che proprio nel mentre chiama la sorella. E praticamente dopo che chiama la sorella, la mia mamma ci parla, perché io non volevo parlare perché avevo paura, avevo un'ansia. E praticamente spiega un pochettino, guardate, dovete venire qua perché noi vi dobbiamo parlare circa il comportamento di mio fratello. Allora siamo arrivati dove dovevamo andare e praticamente cosa è successo? Si è presentata la sorella, stava pure il padre, con le braccia piene di lividi, che ha cominciato a parlare, a sparare a zero. Mio fratello è un bugiardo, un manipolatore e un grande attore, poi anche un violento, guardate un po' che mi ha fatto, tutte le braccia piene di lividi, oddio. Poi sono stufa che mi deve sempre prendere a sputi in faccia la mattina, basta. Dopo un po' arriva anche lui. E anche lui con un bel lividone sul braccio. Ma amore mio, ma che è successo? Ma no, niente, mia sorella l'ha menato. Ah. E il padre anziano ha dovuto cercare di dividerli. Poi hanno cominciato una lite molto accesa, proprio in questo centro commerciale dove c'eravamo andati appuntamento, che alla fine lui ha cominciato a mettere le mani addosso alla sorella con noi presenti. E io vedevo la faccia di mia mamma, ma anche quella di mio padre, come per dire, ma figlia mia, ma dove ti sei andata a mettere? A un certo punto loro se ne vanno, cioè rimane solo, diciamo, il ragazzo con cui stavo, perché lui a tutti i costi voleva venire a piedi, si è messa a fare la vittima, ma io mi sono solo difeso, loro così. Vabbè, è ripartito con noi per piedi. Ha visto la casa, sto quando? Dopo 2 giorni devo ripartire per un'offerta di lavoro, ma sta tranquilla che lo faccio per noi, poi a settembre vengo per sempre, va bene. Io ingenua che cosa ho fatto? Siccome avevo un portafoglio che avevo realizzato con le nostre iniziali, dentro ci avevo messo 10 euro. Ho detto, no, 10 euro? Cioè sarebbe stato il nostro portafoglio, diciamo, dei risparmi per costruire un nostro futuro, un nostro avvenire. Io chiaramente non lavorando ci ho messo solo 10 euro, erano soldi che mi trovavo ad avere e ce li ho messi. E ho detto voglio che questo portafoglio lo tenga tu, visto che tu vai a lavorare, è giusto che lo tenga tu. Dopo altri 2 giorni mi ha mollata, ma non mi ha ridato le 10 euro. Mi ha mollata per messaggio, ma ha detto che non aveva niente da dire. Poi, dopo che mi ha mollata, praticamente è iniziata a ricoprire di insulti. Ma di insulti pesanti. Cioè, però prima avevamo provato a rimanere amici. Lui mi diceva sempre, ma no, rimaniamo amici, però non sento più niente per te. E vabbè, abbiamo provato. Con il risultato che la mattina faceva l'amico del cuore, il pomeriggio mi parlava di sesso sporco e la sera mi aggrediva. Ma aggressioni pesanti. Poi c'è stato un giorno che mi ha detto, guarda, scusa, vorrei tornare con te, però solo a una condizione. Già quando ti dicono le condizioni, lasciamo perdere. Qual era la condizione? Che praticamente io dovevo uscire completamente nuda per piedi, farmi le foto dove stavo nuda per piedi, pubblicarle nel mio profilo e solo in quel caso forse sarebbe tornato con me. E io lì mi sono arrabbiata e gli ho detto, guarda, di prostitute ne è pieno il mondo. Vai a Pescara perché sono una donna seria, io queste cose non le faccio. E l'avevo bloccato dappertutto. Ma oltre ad averlo bloccato dappertutto, avevo proprio rimosso tutto l'amore che provavo per quella persona. Cioè, il mio amore da amore era diventato odio. Cioè, ma vi rendete conto quando vi capita di amare una persona dalla follia che poi lo odia la follia? È quello che è successo a me. Però lui continuò lo stesso a scrivermi, come faceva non lo so, con altri profili, altre cose, ma ha anche parlato, non so se si possa fare, che il mio telefono era sotto controllo, a distanza, quindi mi ha detto tipo il tuo telefono è sotto controllo, ma non so se si possa fare questa cosa a distanza.
Perché comunque nonostante io lo bloccassi, lui si autosbloccava. Cioè non so come cavolo faceva, ma si autosbloccava sto ragazzo. Infatti una cosa che ho apprezzato molto è stato che io ho persone che mi seguono sul canale, c'ho un sacco di amici sparsi in tutta Italia che hanno preso un po' le mie difese verso sta persona. E praticamente si sono sentiti dire le peggio cose per aver difeso me. E questa cosa veramente è stata una cosa per me bellissima. Veramente bellissima. Fatto sta che questa cosa mi ha talmente logorata che io avevo iniziato a non dormire più, a non mangiare più. Avevo trascorso non so quanti giorni senza mangiare e senza dormire. E chiaramente i miei genitori erano preoccupati, che hanno chiamato dei dottori, delle persone, dicendo mia figlia sta male, però nessuno interveniva. Perché in piena emergenza, chiaramente, come si fa a intervenire in piena emergenza? E davano tutto spazio a quello, come fai a intervenire? Dopo è successo che io stavo nel letto e ho pensato a una cosa, insomma, vale la pena stare male per un deficiente? Ma vale veramente la pena? Lui bello sta lì, a divertirsi, a lavorare, mangia, dorme, magari andrà pure al mare. E io sto qui a letto che mi prego la morte perché sto soffrendo per le sue cattiverie, ma vale veramente la pena? E allora ho detto basta, è il momento di reagire. E ho cominciato praticamente piano piano a mangiare. Però c'era un problema, che avendo passato troppi giorni senza mangiare, quando volevo mangiare non ci riuscivo più come prima, cioè mangiavo un boccone e dopo mi si chiudeva lo stomaco. Alla fine, con tanta buona volontà, grazie anche alla mia famiglia che mi è stata vicino, sono guarita anche dall'anoressia, anche se questa anoressia mi aveva procurata quell'essere schifoso, praticamente. Quell'essere, anzi, che mi fa solo pena perché rimarrà a vita a fare schiavetta alla famiglia, perché alla fine lui mi aveva mollata per una questione economica, perché poi doveva rinunciare ai 100 euro di suo padre, quindi non gli conveniva più stare con me, perché se stava con me doveva chiaramente contribuire alle spese. Fatto sta che con la buona volontà io mi sono ristabilita, ho cominciato, diciamo, a dormire la notte. Ho ripreso in mano la mia vita, ma questo grazie a tutte quelle persone che mi sono state veramente vicino. Io spero che con questo video possa lanciare un messaggio, cioè ragazze, se state vivendo la stessa situazione mia, scappate il prima possibile, non aspettate di rimanere anni in quella relazione tossica, ma andatevene immediatamente, perché una relazione sana di solito ti dà energia, no? Che ti toglie. Cioè non esiste che tu dai e l'altro prende, perché è quello che è successo fino a mo'. Io ripeto, io personalmente da allora soffro di attacchi di panico, devo ammetterlo. Però è anche vero che i miei attacchi di panico so che si possono anche curare. Sul canale qualcuno mi ha fatto i complimenti, mi ha detto tu sei una ragazza vera. Perché tu non ti vergogni, tu non ti nascondi dietro un canale in cui fai vedere solo una parte di quello che sei, ma tu fai vedere tutta quella che sei, anche con gli attacchi di panico. E sì, ragazzi, io sono così perché non ha senso aprire un canale fingendosi qualcun altro, creando una maschera, come fece il mio narcisista con me, la maschera del bravo ragazzo, quando invece sotto si nascondeva altro. Io non voglio essere, diciamo, tra virgolette, una narcisista che si mostra perfetta a voi. Io mi voglio mostrare anche con tutti i miei difetti, perché io i difetti ce li ho perché sono un essere umano come tutti voi. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un pollice in su e mi raccomando, iscrivetevi al canale.